Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati su Monica Vlog. In questo periodo vi sto invadendo di video perché ho voglia di essere molto immediata, di condividere con voi il più possibile quello che sento positivo condividere. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi, oltre ai classici video che erano già programmati, che stanno comunque, che fanno parte di questo canale da tempo, ho proprio voglia di questa immediatezza e quando mi viene in mente una cosa dico ok, faccio un video e lo posto. Spero di non annoiarvi, anzi spero che queste mie condivisioni possano essere, non lo so, modo anche di scambio tra di noi, di idee, di sensazioni, non lo so, a me aiuta tanto guardare certi canali, mi aiuta tanto, per svegliarmi vedere certi video e che magari mi danno degli spunti di riflessione, mi fanno accorgere di cose mie, di dinamiche della mia vita che magari andavano col pilota automatico e non me ne accorgevo. E quindi ho pensato che è bello che ognuno possa offrire quello che ha. E io in questo momento ho questa voglia di farvi partecipi di quello che sento, di quello che faccio, di quello che provo. Non che quello che faccio io sia chissà cosa o sia chissà quale illuminazione, no, però ho proprio questa, non lo so, ho questa esigenza di condividere. Che siano cavolate o che siano cose positive, io non lo so, ragazzi. Però è un'esigenza che ho e sento che è giusto che dia la possibilità a questa mia parte di uscire fuori. Allora, di cosa voglio parlare con voi stamani? Vi volevo raccontare questa cosa che mi è successa. Nell'ultimo periodo mi alzavo quasi sempre di buon umore. Stamani, quando mi sono svegliata, mi sono accorta che ho fatto dei sogni stanotte che non ricordo, ma che sicuramente non erano sogni che mi facevano star bene, ma non li ricordo. Ma questa è un'altra cosa. Che cosa è cambiato stamani rispetto alle altre mattine? È cambiato che stamani, oggi è il 1º settembre, stamani io invece di svegliarmi con il suono delle gazze, delle cornacchie, del picchio che sbatacchiava sull'albero, io mi sono svegliata con degli spari in lontananza. E ho detto, cavoli, è il 1º settembre, forse è ricominciata la caccia? Non lo so, ho provato a guardare, ma non. Ho cercato per vedere se fosse cominciata la caccia e mi sono ritrovata su siti proprio di caccia, cacciatori, che mi dava troppo fastidio guardare. E quindi ho chiuso. Però la sensazione è che oggi abbiano ricominciato, a sparare, di caccia proprio. E non sono gli spari quelli classici che provengono dal tiro a piattello, che è a qualche chilometro da casa mia. Erano proprio spari diversi, si sente la differenza, no? Ragazzi, io a sentire questi spari nel silenzio degli uccelli ho provato, mi è arrivata un'ondata di paura e di tristezza. E in quel momento è come se avessi percepito che non era una cosa mia. In questi ultimi mesi mi rendo conto che sto facendo un percorso che mi porta ad entrare in contatto più con delle parti interiori di me. E forse questo mio essere più in contatto con una parte più profonda, non so se mi porta anche ad avere una maggior connessione con altri esseri della Terra, non lo so, potrebbe essere così. Però la sensazione è stata proprio quest'ondata di paura e di tristezza che mi arrivasse da queste creature con le quali io mi sento così, non lo so, l'avete visto anche ultimamente, cioè io ho provato in questo periodo, in questi mesi, che poi comunque a casa mia ho la possibilità di stare più in contatto con la natura, ho avuto veramente tanta, tanta gioia, tanta pace, tanto.
tante emozioni positive da questo contatto, cioè dall'osservare questi animaletti che mi fanno il regalo di venirmi a trovare nel mio giardino. E stamani invece è stata come se mi arrivasse proprio un qualcosa da loro, una paura, una tristezza da queste creature. Poi magari voi dite: ma questa è scema, questa è matta. Vabbè, pensate quel che vi pare, ragazzi. Io sento questo, sento che ho voglia di condividere questo, sento che ho voglia di dirvelo. Magari c'è chi mi prende per scema e c'è chi dirà: ah, guarda, succede anche a me, quindi non mi importa. Cioè, io sento che è giusto per me condividere queste mie sensazioni, ho voglia di farlo, lo faccio volentieri. E quindi non mi interessa veramente quello che poi voi al di là pensiate o meno, ma non è un dire: ah, non me ne frega niente, son più brava di voi. No, è che veramente non mi interessa. Certo, se quello che dico può essere positivo per qualcuno di voi, è chiaro che mi fa piacere. Mi fa piacerissimo quando mi dite che magari anche con i video dell'altro canale vi aiuto a stare sereni. Cioè, a me mi fa super piacere. Però, veramente, questa mia esigenza di condividere con voi va oltre il voler far piacere a qualcuno, va oltre il voler ricevere poi complimenti a quanto sei brava, quanto sei figa, quanto sei buona, e va oltre anche il dire: ah, ma quanto sei cretina. Nel senso, poi se ci sono persone che faranno commenti offensivi, ragazzi, è il mio canale e mi sento libera di poterli togliere, sia perché non mi va di spandere merda sul web. E non mi va che venga sparsa sul mio spazio, quindi poi magari il commento offensivo può portare la rabbia o in chi lo legge che magari mi vuole bene, quindi allora si scatenano dei flame e non voglio questo. Quindi sappiate che se toglierò dei commenti magari offensivi sarà perché voglio che questo spazio, che questi spazi che sto facendo sul web rimangano degli spazi di confronto gentile, di spazi di, non so, non trovo le parole, ragazzi. Non voglio che, non, di merda ce n'è già troppa, ecco, quindi vorrei evitare aggiungere merda a quella che c'è. Ma torniamo al discorso, quindi se pensate che posso essere scema, pazienza, ragazzi. Comunque mi è venuta proprio questa sensazione, questa ondata di tristezza, mi sono proprio uscite le lacrime. Mi è venuto proprio da piangere. E è stata proprio strana come sensazione, perché era un pianto che non sembrava che non venisse da me, ma che venisse da queste creature. Quindi poi io, per carità, non, era solo così per condividere, non è che ho soluzioni o dire: ah, facciamo, brighiamo. L'unica cosa che io ho fatto già da tempo, sono andata nel mio comune a firmare per il referendum per abolire la caccia. Poi, se voi lo volete fare, lo fate, se non lo volete fare, non lo fare, non lo fate. Ognuno ha la sua vita, i suoi percorsi, ha i suoi tempi, quindi io non c'ho da insegnare niente a nessuno. Magari, ecco, se questa cosa ci tenete, se siete contrari alla caccia, magari sappiate che se andate all'ufficio anagrafe del vostro comune potete firmare per il referendum. Ma quello che volevo dire era un'altra cosa anche. In quel momento il mio pensiero è stato: venite qui, cioè venite qui da me, in questo piccolo giardino, è un posto sicuro, cioè venite qui. E però mi è presa anche la paura, perché ho pensato proprio a queste creature che mi hanno fatto tanta compagnia, ho avuto paura che qualcuno le potesse uccidere. Il che mi rendo conto che non è la paura non è un'emozione positiva, nel senso non è che innesca comunque dei meccanismi che non portano a niente di buono alla fine, no? Quindi
mi sono trovata anche proprio dopo questa sensazione, mi sono ritrovata proprio in questo vortice di paura, angoscia, ansia. Ho pensato alla piccola lepre che ogni tanto viene nel giardino e già qualche giorno che non la vedo. Ho pensato alle cornacchie, alle gazze, che poi. Ecco, da quel poco che ho visto è aperta la caccia ai corvidi, quindi corvidi, anche le gazze, le cornacchie che girottolano qui, che le vedo, che vengono a mangiare. Io a volte gli ho lasciato il cocomero, il melone, quelli, le bucce sono venuti a beccarle, cioè è aperta la caccia anche a questi animali qua. E quindi ho pensato veramente, state qui, non vi allontanate, venite qui. Ed è un atteggiamento comunque di paura, di impedire alla vita di fare il suo corso, di impedire agli animali di essere quello che sono. E per fortuna, ecco, quello di cui sono felice è che sto imparando a prendere un po' di consapevolezza, nel senso che mi sono lasciata travolgere da queste emozioni per una mezz'ora buona. Sono ancora un po', perché non sono così guru, così zen da riuscire a trovare subito pace. Ho bisogno di un po' di tempo per pacificarmi. Però ecco, sono felice del fatto che in tempi abbastanza brevi mi sono resa conto che stavo entrando in un vortice di ansia, di paura, di negatività, che comunque non era utile né a me né a queste piccole creature. Quindi ho detto: Ok, Monica, dove sei? Dove sei col pensiero? Fermati, respira, concentrati. Cioè, quello che una cosa che sto imparando piano piano, grazie alla mia naturopata e grazie anche agli insegnamenti della scuola non scuola, ormai vi faccio una testa così, ragazzi, con questo canale che sto seguendo, che è un canale, ma è veramente una scuola, non è solo un canale, sono su Facebook, su Instagram, fanno ritiri, meditazioni, insomma, mi piacerebbe tanto se venissero in Toscana poter partecipare a un incontro. E quindi dicevo, grazie agli insegnamenti della mia naturopata e ai libri che sto leggendo, cioè anche il libro di Eckhart Tolle, continuerò a fare dei video anche su quello perché voglio commentare quello che sto leggendo. Sto imparando un po' di più a stare in presenza, cioè mi sono resa conto che ho passato dei periodi della mia vita in cui proprio non ero per niente in presenza, ero completamente dominata dalla mente, dai pensieri, non ero io che pensavo, erano i pensieri nella mia testa che mi soffocavano, non so come spiegarvelo. E quindi grazie a tutto questo percorso, a questi input che mi arrivano, riesco a stare un pochino più presente, un pochino, ragazzi, no? Però sto imparando anche ad accettare i miei limiti, sto imparando anche a volermi bene pure se non ci riesco, il che forse è la cosa più difficile perché ci hanno talmente tanto insegnato a dover essere perfetti, performanti e tutto, che spesso se non riusciamo a fare quello che ci prefiggiamo come obiettivo ci sentiamo delle merde, ma non è così. Anche perché c'è cioè, anche questa cosa di prefiggersi degli obiettivi, cioè è tutto un modo di pensare, ragazzi, basato solo sul profitto, che non è solo profitto economico, ma sul profitto, cioè della serie, è uno sfruttamento non solo delle risorse della terra, ma anche di noi stessi. Non so, mi sto perdendo, ragazzi. Ovviamente io come sempre sto andando a braccio, non è mia abitudine proprio farmi appunti, buttare giù schemi, cioè perché io ho bisogno di essere così, di parlare con voi come se avessi un'amica davanti, un amico, degli amici, e ho bisogno di parlare così liberamente, non mi va di farmi lo schemetto, non è nella mia, non è nella mia natura forse. E quindi stavo dicendo, tutto questo panegirico in cui mi perdo, per dire che sono comunque contenta che
questo allenamento piano piano che ho fatto e che mi è costato fatica e mi sta costando fatica, perché comunque rendersi conto che la testa va per i cavoli suoi, che le emozioni vanno per i cavoli suoi, e riuscire a dire ok, fermati, concentrati su quello che c'è adesso in modo neutro, è comunque un atto di volontà che costa un po' di fatica. Perché bisogna imparare piano piano, no? È come quando si impara a camminare, e qui bisogna imparare piano piano a mettere la presenza in quello che si fa. E per me non è facile, non, credo che, non lo so se per altri è più facile, ma per me non lo è. E a volte mi ritrovo nel giro di 5 minuti a dirmi anche 20 volte dove sei col pensiero che torna qui, perché il pensiero continua a scappare, no? Però ecco, mi sono resa conto che ho detto ok, ti stai facendo portare via, stai entrando in un vortice, fermati, concentrati, stai in presenza. E stare in presenza, poi ragazzi, non è che mi metto lì e faccio om, cioè stare in presenza è una cosa non facile ma semplice, cioè guardare quello che hai. Concentrarsi sul momento, concentrarsi sulle sensazioni anche fisiche, cioè dire ok, sento questa mano, sento quest'altra mano, sento i piedi dentro le ciabatte, sento il contatto del vestito sulla pelle, cioè sono cose che non sono io che le insegno, ci sono persone molto più preparate, cioè io non sono per niente preparata, vi dico solo veramente, ve lo ripeto sempre, io vi porto la mia esperienza, ragazzi, non sono qui a insegnare niente a nessuno, ok? Spero solo che da questa mia esperienza possa essere un confronto, un modo magari per altri che come me hanno voglia di entrare in contatto con una parte un po' più profonda di loro stessi, magari può essere uno spunto. E fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti se magari questi video vi fa piacere guardarli e se vi sentite in sintonia, oppure anche se non vi sentite in sintonia, vi ripeto, cioè ognuno è libero di esprimere la propria opinione se lo fa in modo gentile e garbato. Quello che non mi va bene, certo, è la maleducazione, è l'accusa, è l'attacco, è la cattiveria. Quello non mi va bene, ragazzi, ve lo dico chiaro. Quindi se fate un commento stronzo, io lo cancello. E quindi sono riuscita a ricentrarmi un pochino grazie a questo stare in presenza, però non sono ancora ricentrata del tutto perché addosso mi è rimasta ancora questa cosa. Perché comunque sì, poi il picchio è arrivato, l'ho sentito, chi, il suo verso, l'ho sentito arrivare, mi sono affacciata, ho visto degli uccellini, credo che siano storni che becchettano. Però per esempio stamani non ho sentito nelle gazze, nelle cornacchie, e comunque per me che tendo molto ad attaccarmi anche agli animali, ho una tendenza ad attaccarmi. Non è facile affidarmi, non è facile per me dire ok, mi affido a quello che sarà. Non è facile, è un lavoro da fare, ragazzi, perché comunque l'attaccamento non aiuta, non aiuta assolutamente. Anche questo l'ho visto di recente quando è morto il nostro gatto, il nostro adorato Timore, che per me era veramente un angelo reincarnato in un gatto. Scusate, momento di, oggi è così, prendetemi così. Anche con Timore. L'ho dovuto lasciare andare e quello che ho notato è che rispetto già alla Strepito che è morta un anno fa, poi la Mozzina che è morta quasi un anno fa anche lei, ho visto che è stato più veloce il distacco, ma non un distacco che non mi manca il gatto o che non mi dispiace che non sia più con noi. Però sono riuscita più velocemente a lasciarlo andare rispetto ad altre volte. Mi rendo conto che più passa il tempo e più il tempo di recupero anche da un lutto sta diventando un po' più veloce, forse perché sto lavorando un po' di più sulla consapevolezza
e sto riuscendo a lasciarlo andare. Bene, ragazzi, volevo fare una condivisione velocissima di 5 minuti, è venuto un video di 20 minuti, poi adesso mi fermo perché mi sto commuovendo troppo. Probabilmente oggi è una giornata un po' così. Boh, saranno anche gli ormoni. Non so, sono anche in fase di menopausa, ma sapete, nelle vie di mezzo c'è anche. Può darsi che tutta sta cosa, l'operazione, boh, forse mi si sono anche rismossi gli ormoni. Allora c'ho anche un po' di gli ormoni a giro che mi fanno essere un po' più ipersensibile, non lo so. Comunque, tutto questo panegirico per cosa? Per niente, solo per condividere con voi questa cosa che ho sentito, questa cosa che mi è successa. A proposito, marito, se mi stai guardando, perché poi a volte mio marito si ritrova, dice, ma io so le cose su di te dai video, perché comunque anche lui piccinino è tornato al lavoro, parte la mattina, torna la sera tardi. E ceniamo, poi giustamente lui è stanco, ci mettiamo lì in poltrona, magari non sempre riusciamo anche a parlare, a condividere le cose. Spesso lo facciamo, ma non sempre riusciamo a condividere quello che ci è successo. E in questo momento io sto parlando a ruota libera e magari di qui a stasera che lui torna mi è passato anche il momento forse di quello che gli vorrei dire, che gli vorrei raccontare, quindi mi sa che gli manderò un messaggio, gli dirò amore, quando hai tempo guardate il video e poi ne parliamo, no vabbè, a parte gli scherzi. Dai ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio del vostro affetto e vi mando tanti 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 baci. Ciao.